Vicepresidente, torniamo, come ha detto poco fa in conferenza stampa, dalle ferie e trova subito qualche magagna. Sì, esatto. Un protocollo inviato all'attenzione di Prefettura, Questure, Arma dei Carabinieri e tutti i comuni capofila, associazioni, un protocollo che dà seguito alla legge numero 3 del 2017 che ha l'intento di combattere le discriminazioni di genere e determinate dall'orientamento sessuale. Nulla di grave in questo punto, se non il protocollo prevede il coinvolgimento in questa battaglia ideologica, mi permetta, perché declinata in una certa maniera, anche gli studenti. Cosa che la legge non prevede, quindi un protocollo, come ha anche evidenziato l'onorevole Caparvi e il senatore Pillon, che non è conforme alla legge stessa regionale. Ma al di là di tutto ho voluto evidenziare nel dibattito le priorità della Giunta Marini, 40.000 euro che danno seguito a una legge e subito messa in campo, mentre invece sono importanti provvedimenti deliberati dal Consiglio regionale che rimangono nei cassetti. Io lì l'ho voluto evidenziare, uno fra tutto la lotta alle malattie determinate dal tumore gastrico nell'Alta Valle del Tevere, un documento che è stato a suo tempo inserito nella programmazione finanziaria ma che dopo un anno non ha visto luce. 27.000 cittadini coinvolti. Vogliamo parlare del piano di manutenzione straordinaria deliberato dal Consiglio regionale nel 2016 e anche quello non ha visto nessun seguito. In sostanza è una battaglia che ho voluto evidenziare dicendo la Giunta Marini antepone alcuni tipi di diritti, tra l'altro non tutti secondo me legittimi nelle procedure, mentre tante altre emergenze rimangono nei cassetti dell'amministrazione. Questo non va bene, quindi vuol dire che è un'amministrazione ideologica, ideologizzata, e naturalmente non vedo in questo momento le necessità di spendere 40.000 euro e di andare a coinvolgere istituzioni nei progetti educativi dei figli, che sono, come abbiamo già ricordato, lo ha fatto bene il senatore Pillon, la Convenzione dei diritti dell'uomo e del fanciullo, la Costituzione fa riferimento al diritto esclusivo dei genitori di poter intervenire sul piano educativo dei figli e non associazioni politicamente o sessualmente orientate. Questo l'abbiamo voluto evidenziare, abbiamo invitato ovviamente pubblicamente, lo rifaccio dalle vostre emittenti, le amministrazioni dove governa la Lega, dove è presente la Lega, a non far firmare questo protocollo e soprattutto è stato anche ricordato che a livello nazionale questo protocollo riceverà un'attenzione. Noi abbiamo in mente come Lega un'altra idea di società, tant'è che ho detto prima, questa è una mozione che invitiamo a presentare a tutti i consigli dove governiamo e dove non governiamo, a istituire la giornata della famiglia tradizionale con il diritto esclusivo di educare i nostri figli che spetta solo al padre e alla madre e non ad altre istituzioni, non allo Stato, non a enti ideologicamente politicamente orientati, il padre e la madre. E credo che il corpo insegnante della nostra regione sia in grado di interagire da solo, in modo egregio, con i genitori senza avere mediatori culturali o mediatori sessualmente orientati a interferire sul progetto educativo dei nostri figli.